Non è possibile descrivere il dolore di un padre, della sua famiglia e dei suoi cari per la perdita del bene più prezioso, il proprio figlio, destinatario di tutte le speranze della famiglia, speranze di vita, di affermazioni, di riscosse, ma soprattutto di vita. È stata distrutta la vita di una famiglia, quella di Carmine Gorga, ma non solo della sua, ma di tutte le famiglie che hanno un figlio la cui vita è stata stroncata in maniera inutile. È vero, nessuna vita stroncata è inutile, ma tantomeno quella di un ragazzo di 15 anni, con tutta la vita avanti a sé, nelle gioie e nei dolori che ovviamente ogni famiglia si aspetta, ma non questo. È troppo, non è sopportabile. Non può e non potrà mai essere sopportata la perdita di un figlio, mai. C'è solo una cosa che può rendere più sopportabile questo dolore: far sì che non sia stata una morte inutile che sia servita a qualcosa e a cosa potrebbe essere servita a far sì di decidere che le istituzioni rendano i soccorsi più accessibili più mirati più presenti ed è questo che manca al nostro comune e ai comuni del circondario i soccorsi in caso di bisogno e l'assistenza sanitaria non so se i soccorsi fossero stati più celeri cosa sarebbe potuto cambiare per mio figlio forse tutto forse nulla fatto sta come sempre, il nostro circondario paga l'assenza di un presidio ospedaliero che pure esiste, ma è sottoutilizzato quando non lo è del tutto. Parlo dell'ospedale di Agropoli, dove esiste solo un punto di primo soccorso, nonostante l'esistenza di una struttura enorme, la cui chiusura ha determinato l'esistenza in zona di un unico presidio ospedaliero, quello di Vallo della Lucania. Non è possibile, non è pensabile che la nostra zona, il Cilento, così ricca di visitatori e così densamente popolata, sia servita solo dalla struttura di Vallo e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Carmine non ha più programmi per il futuro, ma nonostante ciò ha deciso di reagire, si è rialzato perché vuole che il suo unico figlio riviva ogni vita umana che in questo territorio potrà salvarsi. Carmine Gorga chiede ai sindaci del Cilento, alle istituzioni sanitarie e quindi al direttore dell'ASL Salerno, Mario Iervolino, e al direttore sanitario del presidio Vallo Agropoli, il dottor Adriano De Vita, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e a tutti coloro che potranno fare qualcosa di tangibile per cambiare le sorti del presidio ospedaliero di stargli vicino e di non abbandonarlo di alimentare quella speranza che ogni giorno lui coltiva per non spegnersi, salvare vite umane con soccorsi adeguati e strutture attrezzate, perché solo così la sua anima vivrà in pace, senza portare il fardello di un dolore troppo grande, che non trova dimensione né un senso alla propria vita. Uniamoci tutti per questa lotta, perché nessun figlio debba più morire sul ciglio di una strada e perché nessun genitore più debba piangerlo lottate ragazzi lottate io futuro lo farò voi sì. lottate tutti facciamo rispettare semplicemente i nostri diritti e basta riaprite l'ospedale per, per favore ve lo chiedo in modo che nessun altro genitore possa subire quello che subiamo noi mettetecela tutta e ridateci l'ospedale nient'altro devo dire Due anni fa, verso le 8.30 di mattina, mia mamma è stata investita da una macchina alle spalle, la quale l'ha buttata a terra e ci ha camminato sopra, avanti e indietro, e quindi la macchina, le ruote sono rimaste sul corpo di mia mamma. Sono stata circa più di mezz'ora, forse anche di più, a tenere la mano di mia mamma e la testa di mia mamma sotto le ruote della macchina. Dopo più di mezz'ora è arrivata un'autobulanza eh, con a bordo due io credo portandini perché medici a bordo non ce n'erano e perché loro avevano detto che c'era stato un altro incidente a San Marco ma non sapevano proprio come togliere mia mamma da là sotto. Alzata la macchina e mia mamma ancora stava a terra, eh, i due signori, i due portandini non sapevano nemmeno come alzarla, in che verso prenderla. E io a insistere, sempre per il fatto che corriamo ad Agropoli, e no, a Agropoli non ci possiamo andare perché non l'accettano al pronto soccorso. La prima parola che è stata detta. Non c'è stato niente da fare, sono partiti per Vallo e, e una volta arrivati a Vallo mia mamma è stata sbattuta dentro un pronto soccorso. Mia mamma implorava che le veniva da vomitare, scusate il termine, ma... Loro non se ne sono importati proprio di niente, buttata lì su quel lettino. Dopodiché, ma questo dopo un'ora e più, l'hanno presa e portata a dire che andavano a fare le radiografie per vedere cosa era successo. Io da allora mia mamma non l'ho vista più, non sono usciti i medici furi a darmi notizie. Alle due del pomeriggio è uscito un medico, ci ha detto dove volevamo portare mia mamma, mi dite a me dove la dobbiamo portare. Al che questo si è messo a fare il giro di telefonate e hanno detto alla fine vostra mamma deve essere trasportata con l'elicottero a Ruggi di Salerno. Siamo arrivati prima noi in macchina a Ruggi che l'elicottero con mia mamma a bordo. Per cui quando siamo arrivati là mia mamma è stata immediatamente operata dalla, da un chirurgo, un'equipe un che si è messa subito a disposizione. Ha subito quattro ore di intervento perché aveva fratture interne a livello di organi e quant'altro. E quando mia mamma ha finito l'intervento, il chirurgo ci ha detto che aveva un'emorragia in atto. E tutto questo lui ci ha detto anche, ha ribadito che se fosse arrivata in mattinata prima, probabilmente potevano fare tanto, tanto di più perché quello che hanno fatto in quelle poche ore lo dovevano fare già dalla mattina prima che l'emorragia di mia mamma si espandesse per tutta la persona. In tutto ciò mia mamma è deceduta il giorno dopo alle 5 di mattina, e mia mamma doveva essere trasportata prima un pronto soccorso qua sul, sul posto. E se loro non erano capaci si chiamava immediatamente l'elicottero e si volava stesso in mattinata senza perdere tempo a Salerno oppure altri ospedali competenti. Bentrovati e grazie per essere qui questa sera, grazie anche a chi ci sta seguendo in diretta televisiva. Noi come emittente abbiamo voluto organizzare questa trasmissione dedicata interamente all'ospedale civile di Agropoli e al suo futuro. Per una serie di richieste che ormai i cittadini in primis rivolgono alle istituzioni. Per una sanità operativa, un pronto soccorso efficiente, un ospedale funzionante e all'avanguardia, degno di un territorio vasto come quello del Cilento, del nostro comprensorio, come previsto tra l'altro dal decreto ministeriale 70 del 2015. Nelle fasi di soccorso critico troppo spesso i nostri concittadini non ce l'hanno fatta. Non è un caso che dai fatti accertati sono venute fuori gravi inadembenze e poca professionalità. Ecco perché più volte vi sono state proteste pubbliche e manifestazioni, non ultima quella organizzata dal papà di Tommaso, che ha perso la vita un mese fa a Castellabate e probabilmente poteva salvarsi se non fosse trascorso troppo tempo nel raggiungere un ospedale. Lo stesso dicasi per la signora Isa Scarpa e di altri cittadini. Fatta questa doverosa premessa, eh, io saluterei i nostri ospiti, i sindaci che hanno accettato il nostro invito a partecipare a questa eh, trasmissione dedicata all'ospedale civile di Agropoli. E, mh, con loro insomma, affronteremo insieme le criticità ed eventuali soluzioni, evitando eh, spero polemiche sterili, perché dobbiamo dialogare. Questa sera Uh, questo programma ha l'intento di uh, dialogare con le istituzioni, noi ci facciamo portavoce di quelle che sono state le richieste che più volte i cittadini insomma, ci hanno manifestato. Ma come cittadini in primis ecco, vogliamo dialogare con, con i sindaci del nostro territorio per capire eh, ecco, loro come possono aiutarci, come possono stare al fianco dei cittadini una volta e per tutte, perché il tempo delle promesse ormai è terminato, adesso dobbiamo fare i fatti. L'emergenza coronavirus il 31 dicembre ci auguriamo terminerà il covid hospital non sappiamo insomma, quale destinazione avrà e quindi eh, vogliamo insomma eh, che le nostre istituzioni eh, ci diano delle rassicurazioni ci, eh, ci dicano quello che eh, è il futuro della nostra struttura ospedaliera e allora ringrazio il padrone di casa il sindaco della città di Agropoli Adamo Coppola grazie sindaco per essere qui con noi il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, grazie. Il neosindaco del comune di Castellabate, Marco Rizzo, grazie. L'assessore del comune di Agropoli, con delega alla sanità, Rosa Lampasona, grazie per essere qui. E poi vorrei anche ringraziare tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale di Agropoli che avranno anche la possibilità eventualmente di intervenire durante la nostra discussione. Grazie. Bene, prima di sentire i sindaci, un'altra scheda eh, preparata che racconta un po' quella che è stata la storia dell'ospedale di Agropoli dal 2015 ad oggi e poi ritorneremo per cominciare il dibattito. Prego la regia di mandare in onda il filmato. Noi ci impegniamo a fare una sanità al servizio dei cittadini, non di quelli che devono portare preferenze elettorali. Volteremo pagina e anche Agropoli avrà una speranza seria di vedersi rispettata. Il tempo delle chiacchiere è finito, eravamo a zero, abbiamo riaperto il pronto soccorso, è evidente che per i casi più gravi si arriverà o al San Leonardo o al Cardarelli, questo mi pare evidente, ma intanto abbiamo dato serenità a decine di migliaia dei nostri concittadini. Esiste come suo obiettivo di riaprire tutta la struttura in prospettiva oppure sarà sempre limitata? No, 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 apriamo, apriamo la struttura, ci sarà un bell'ospedale di comunità. Stiamo parlando con il direttore Giordano, avremo qui probabilmente il primo esperimento di medicina territoriale vera. Sapete che la criticità di fondo che abbiamo in Campania è che per decenni non abbiamo realizzato una rete di medicina territoriale, per cui alla fine si scarica tutto sul pronto soccorso del Cardarelli. Questa è una cosa assolutamente demenziale. Cominceremo da Agropoli a organizzare un modello di sanità civile da paese civile, in grado quindi di filtrare la domanda sul territorio evitando che tutto si scarichi sui pronto soccorsi, rendendo impossibile anche la cura per i cittadini. Presidente, lei ha parlato di pronto soccorso attivo, ma i codici rossi arriveranno ad Agropoli. I codici rossi no, perché significa farli morire. Codice rosso significa un ragazzo che ha avuto un incidente motociclistico che ha... Un politrauma cerebrale ortopedico è evidente che deve andare nella struttura in cui si salva la vita, ma come voi sapete il 90% degli accessi ai pronto soccorsi non sono codici rossi, quindi nel 90% dei casi noi avremo la possibilità di dare assistenza a chi arriverà al pronto soccorso, nei casi più gravi si va nel DEA di secondo livello. O si va addirittura al Cardarelli, a Napoli, o si va in altre strutture attrezzate perché noi dobbiamo salvare la vita dei cittadini. Quindi quali saranno i codici che arriveranno al pronto soccorso di Agropoli? I codici che sono compatibili con le strutture che abbiamo ad Agropoli. Siamo pronti, stiamo procedendo in questo momento con le assunzioni di medici, di radiologi, di anestesisti perché nel mese di giugno apriamo il servizio 24 ore su 24 per radiologia, il laboratorio di analisi, fino alle 8 di sera per cardiologia, abbiamo la possibilità anche di fare quick surgery, cioè di ospitare per pochi giorni anche nella residenza ospedaliera i nostri pazienti in collegamento con il DEA di Manuela Locani e stiamo preparando al meglio anche la struttura ospedaliera. Oggi questo è un bellissimo ospedale che dà serenità a tutte le famiglie di Agropoli ma che rappresenta anche un elemento di certezza per i flussi turistici, per gli operatori commerciali e dunque davvero credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo chiuso l'avviso pubblico per i cardiologi e quindi i 10 cardiologi, cardiologi solo per questo territorio perché eh, no, non dimenticate che non avevamo cardiologi all'ospedale di Vallo e quindi i 10 cardiologi saranno tutti tra vallo e ad agropoli, 7 a vallo e 3 ad agropoli, significa che abbiamo di fatto rafforzato, gli anestesisti sono stati contrattualizzati, i medici di pronto soccorso ci sono, abbiamo investito anche sul 118, per, da dove ci dovessero essere delle carenze rispetto al pronto soccorso, penso che abbiamo... I radiologi ci sono H24, i laboratori H24 perché di fatto abbiamo rafforzato e concretizzato i ragionamenti. Possiamo anche pensare che eh, l'ospedale di Accapoli sarà potenziato in futuro, oltre a quello che già c'è all'interno d'est? Sì, sicuramente sì, sarà potenziato. Ho detto anche nei passaggi che ho fatto che immagino di portare interventi di, 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 di chirurgia vascolare, urologia e di oculistica su questo territorio. Faremo una camera iperbarica anche ad Agropoli per dare ulteriore incentivo diciamo, al turismo nel Cilento, quindi unire anche la sicurezza alle bellezze ambientali. Insomma, credo che stiamo facendo un lavoro davvero importante. Molte delle cose promesse nell'estate 2020 purtroppo non sono state attive. Non sono attive. Oggi i posti letto dell'ospedale di Agropoli sono stati destinati al COVID Hospital e quindi non vengono garantiti i servizi annunciati, ovvero non esiste la medicina generale, non esiste la rianimazione se non per il reparto COVID, non vi sono un cardiologi, le sale operatorie in Wix Argery sono pronte, sono costate 2 milioni di euro, ma non sono attive. La struttura per pazienti in stato vegetativo SUAP non è attivo. Il 118 non invia i codici bianchi e verdi ad Agropoli, così come ha detto anche il governatore nel, nel video. codici compatibili con la struttura non arrivano. E quindi a questo punto vorremmo capire attraverso i nostri interlocutori, quindi i sindaci, i motivi di questi ritardi, e lo facciamo appunto con loro che ci daranno delle risposte. Iniziamo da, dal sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola. Ma buonasera innanzitutto, grazie naturalmente per l'invito, grazie per la possibilità che ci avete dato di incontrarci e di raccontare un po' le cose. Comincio naturalmente, penso anche a nome degli altri amministratori qui presenti, insomma per unirci come abbiamo fatto naturalmente al cordoglio per le, la tragedia di Tommaso e tutto quello che ha, eh, ha portato. È chiaro che la preoccupazione nostra e quella dei cittadini è la stessa. Non c'è tra di noi un amministratore che non è preoccupato è ed in ansia per il futuro del nostro ospedale perché credo che... È chiaro a tutti che ognuno di noi ha la sua famiglia e vive su questo territorio, quindi l'aspettativa di una struttura funzionante è uguale per tutti, non c'è uno che ha un'ansia maggiore rispetto ad altri. Credo almeno su questo possiamo dire che tutti quanti vogliamo arrivare al risultato che ci siamo detti. E nelle varie scalette, che, nel percorso che avete fatto vedere, avete notato che c'è stato un percorso che è cominciato con un ospedale chiuso e che nei vari incontri in cui De Luca è venuto ogni volta un passo in avanti è stato fatto ed è stato realizzato poi perdonemi Raffaella però diciamo dire che eh, quelle promesse a oggi non sono mantenute è assolutamente evidente e chiaro perché in questo momento Agropoli è stato scelto come Covid Hospital e dato che come sapete tutti ormai ampiamente il punto critico negli ospedali che ha creato il dramma nazionale che conosciamo, è stato il fatto di coesistenza tra reparti di Covid-hospital e reparti normali. È stato il dramma forse più grande che abbiamo raccontato in questi termini e quindi correttamente la Regione Campania ha scelto di togliere i, i punti Covid da diversi ospedali e concentrarsi in due, in particolare Pagani e Agropoli. Agropoli quindi è stato scelto come COVID, Scafati e Agropoli, eh, Agropoli quindi è stato scelto come Covid Hospital, e quel programma che è stato raccontato eh, be bene, e che eh, quindi eravamo arrivati al risultato di ottenere eh, il pronto soccorso H24, le sale operatorie eh, per gli interventi in quicksargeri e per proseguire quel tipo di attività, la camera per barica, si sono fermati davanti alla necessità di utilizzare la struttura per Covid Hospital. Noi abbiamo, fatto, abbiamo immaginato che questo percorso fosse ulteriormente virtuoso perché, perché eh, è chiaro che l'utilizzo di Agropoli come Covid-Hospital ha consentito l'arrivo di medici, che erano dei problemi che avevamo nel tempo, di attrezzature, che è un altro problema che avevamo nel tempo, e quindi, oltre a dare quindi un servizio importante al nostro territorio, l'ospedale di Agropoli nella sua funzione di Covid-Hospital ha consentito anche la possibilità di implementare personale e struttura, che quindi eh, uno che ha una visione di, di medio e di lungo periodo ha immaginato che questa cosa fosse comunque un fatto positivo al fine poi di questo percorso di rafforzamento, avere una volta terminato il periodo del Covid, avere la possibilità di conservare il personale, conservare le attrezzature che erano arrivate in modo tale da poter ripartire su quel percorso interrotto, ma interrotto soltanto perché si si è dedicati a un'altra cosa. Quindi è chiaro ed evidente, credo che eh, e gli atti parlano chiaro, che ciò che è stato detto eh, dal governatore è già scritto negli atti dell'ASL, va soltanto diciamo, eh, implementato e portato a termine. Questo naturalmente si, ah, si accadrà, accadrà, credo, appena eh, l'ospedale non sarà più eh, naturalmente utilizzato con Covid ospita. Però voglio fare un'ulteriore sottolineatura, poi lascerò naturalmente spazio anche agli altri sindaci che con me hanno combattuto tutti i giorni, Franco Alfieri diciamo, uh, ha cominciato anche molto prima di me insieme dal momento della battaglia per la chiusura e Marco naturalmente è sempre, è sempre stato vicino, ma peraltro io non è che voglio uh, raccontare una storia in cui qualcuno si è di più e qualcuno si è di meno, ognuno ha fatto ciò che poteva nelle sue funzioni, il cittadino ha fatto la sua, gli amministratori la loro. Certo, forse in qualche momento storico poteva esserci maggiore supporto, però diciamo, lasciamo da parte, questo è passato. Però io credo che, ecco, la, la situazione è proprio questa, cioè di eh, dover soltanto comprendere quello che accadrà ad Agropoli. Ma, Agropoli, con 18 posti di rianimazione, questo numero, eh, ne discutevamo con l'assessore Lambasone qualche settimana fa, può sembrare un numero piccolo, ma che sono 18 posti di rianimazione? Non ci sono negli ospedali più importanti della regione Campania 18 posti di rianimazione. È una, una, una potenzialità e una necessità di supporto e di personale enorme. Generalmente negli ospedali sono 4, 5, 6, 8 posti di rianimazione, non di più. 18 posti di rianimazione, vuol dire che c'è stato un potenziamento, uno sforzo dell'ASA sul punto di Agropoli non è differente. Questo fa anche quindi passare l'idea che c'è cattiva volontà rispetto a dare risorse e disponibilità verso errori che invece ci sono. Allora io per quel che diciamo, mi sembra di comprendere a oggi e credo di poter dire con una certa sicurezza che c'è tutta la volontà da parte dell'Asia di completare questo percorso e di proseguire nel tempo, dobbiamo naturalmente verificare quello che succederà rispetto all'andamento all della, della, della pandemia. Chiaro che l'aspettativa è, atteso che sembra che i dati... Almeno per un periodo sono stati buoni, ora non, so, non, so, non sono un mago, non so cosa succederà, posso dire di Agropoli che oggi abbiamo 13-14 eh, malati, ma l'anno scorso ne avevamo il triplo. Quindi scusami, diciamo che... scusami Adamo, uh... scusami, fammi... eh, poi voglio dire, ma in questo momento non mi riferisco ai dati dell'ospedale, eh. mi riferisco ai dati dei Covid di Agropoli. Non dati dell'ospedale, sto dicendo per fare una proporzione. Se l'anno scorso, dello stesso periodo, avevamo 50-60 malati di Covid, oggi ce ne sono un terzo, vuol dire che c'è un'aspettativa possibile che in qualche modo questo ci porti a uscire da questa. Eh, rischio pandemico e quindi se questo succederà io credo ci sarà la possibilità insomma, per il futuro realmente di proseguire quel percorso virtuoso che si è cominciato nel tempo sentiamo Rosa Lampasona l'assessore alla sanità del comune di Agropoli buonasera a tutti grazie dell'invito dell allora i numeri un po' diversi nel senso che c'è una risalita di pandemia in tutto il mondo Agropoli siamo di nuovo al limite con i numeri, attualmente abbiamo 24 pazienti ricoverati tra il reparto di terapia intensiva e subintensiva, quindi di malattie infettive a media e bassa intensità. E quando si parla di fine emergenza è soltanto diciamo, un auspicio della fine del 31 dicembre, ma come si sa non è che è un limite, come fino adesso a secondo dei numeri, se sono in salita o in discesa. Quindi la pandemia non sappiamo al 31 dicembre come sarà. Sicuramente in questo momento non è delle migliori perché abbiamo tutto in salita e nulla in discesa, ma questo non soltanto a livello territoriale, ma a livello nazionale e internazionale. Ma non ci fermiamo giustamente in questo caso sul Covid-hospital, il sindaco ha premesso bene, in questo momento l'ospedale di Agropoli è ancora un Covid-hospital come eh, in regione è stato deciso ed è stato deciso bene un anno fa di eh, far sì che nel nostro territorio, parlo dell'azienda dell nostra, quindi dell'Asla di Salerno, siano stati scelti questi due ospedali, quello di Scafati e quello di Agropoli. Ci tengo a precisare che Agropoli è quello che ha il maggior numero di posti letto per pazienti Covid, quindi sono 36 i posti che non sono pochi ma sono tantissimi rispetto anche a Scafati che ne ha soltanto 20, e per cui l'azienda ha prospettato e ha fatto bene in quanto in questo modo, come diceva il sindaco, non c'è commissione tra due reparti, cosa che si è verificato in tutti gli altri ospedali, non soltanto della nostra regione ma in tutta Italia fermiamoci all'Italia in cui eh, si è mischiato covid e non covid con rischi non soltanto per i pazienti ma per gli operatori sanitari in primis che poi sono quelli che andando fuori infettano la maggior parte della popolazione, questo nel nostro ospedale che è un covid non si è verificato, cioè dopo un anno abbiamo aperto un anno fa eh, come Raffaella ha enunciato già nei giorni scorsi, non c'è stato un operatore sanitario che si è positivizzato. Questo è importante dirlo perché eh, sono stati fatti dei lavori strutturali eh, già nell'anno precedente all'apertura di questo nostro covid ospita dove si è lavorato insieme all'amministrazione presente proprio insieme ai dirigenti e ai vertici de, de, dell'azienda dove eh, l'ospedale di Agropoli fu scelto all'epoca. Rosa, però sì. perdonami, non andiamo fuori okay. tema. Non Detto parliamo questo, di Covid. Andiamo perdona. avanti, e se giustamente il Covid non finisce, non possiamo avere tutte quelle cose che sono state sicuramente promesse e avete fatto bene a fare eh, la storia dal 2017 ad oggi. Quindi del 2016, Infatti io, io, io quello eh. volevo capire, avevamo sì. invitato Mario Iervolino che è il direttore generale dell'ASL Salerno e purtroppo non ci ha risposto, abbiamo inviato delle PEC, lo abbiamo rinvitato attraverso anche il WhatsApp che oggi si usa tantissimo, lo sapete, abbiamo invitato il direttore sanitario del San Luca di Vallo della Lucania, Adriano De Vita, che è quello più prossimo, più vicino a noi, per poter rispondere a queste domande e poter poi magari conferire insieme ai sindaci le motivazioni per cui quelle promesse fatte nel 2020, un anno e mezzo fa, ormai ci siamo: fra poco è dicembre, è Natale. Quindi, perché sindaco Alfiri, che adesso sei tu magari quello più vicino no, alla regione. Poi dalle notizie che eh, mi sono giunte hai parlato con eh, De Luca probabilmente con Mario Iervolino in questi giorni, però eh, mi faceva piacere che tu lo dicessi in mezzo a noi senza bruciare eventualmente qualche eh, notizia, perché innanzitutto secondo te non abbiamo rispettato questi tempi. Iervolino però... parlava di cardiologia, tre cardiologi ad Agropoli, non ci sono. La radiologia H24 è solo 12. Insomma, una serie di difficoltà. Il week surgery. La dotazione organica: due medici, due infermieri, un os durante il turno 28 quindi la notte, due medici su sì, subito. Due medici, tre infermieri e un os nella fascia oraria 8-20. Nessun cardiologo, radiologo presente nella fascia oraria 820 con precedenza ai pazienti Covid ricoverati. Ricordiamo questo è giusto un flash perché non mi piace andare. Nel passato e che la nostra struttura è stata penalizzata ed è stata chiusa proprio per lo sperpero, insomma, che un po' c'è stato di denaro nella sanità. Oggi noi abbiamo tutto questo organico. C'erano anche allora due medici eh, quando il presidio ospedaliero era nella rete dell'emergenza, oggi ne abbiamo due. Però non ci sono ambulanze che fermano al presidio. L'ospedale di Agropoli non è nella rete dell'emergenza. Lei, Sindaco Coppola, Scusami, sottolineava che adesso Scusami. il covid, eh, che l'ospedale è covid-19. Sì, Ma comunque è noi allo stesso L'ospedale è nella rete dell'emergenza. Il piano l'ho letto. Ma le ambulanze non fermano all'ospedale, però. <ride> però esiste: da piano ospedaliero. Prego, Franco. Sì. Prego, Sindaco. Ma prima delle. Brevissime premesse, grazie dell'invito, ovviamente mi preme dire che io rappresento anche i nove comuni dell'Unione dei Comuni Pesto Marto Cilento che insomma, sono presenti con noi perché sono stati sempre con noi quando abbiamo prodotto degli atti, abbiamo fatto degli incontri, quindi la loro assenza eh, ovviamente è giustificata, ma eh, è inutile essere in tantissimi quando la voce è l'obiettivo. Sì, ritirati. lo so, però mi hanno pregato di no, no. Eh, riferire perché può sembrare un'assenza o una indolenza rispetto a un problema che invece è comune a tutti e che invece premi a tutti quanti ovviamente cittadini del territorio scusami sindaco un po' più vicino sì. al microfono mi dicono dalla regia la seconda cosa ovviamente quando si ascoltano quelle testimonianze che sono tragedie, disgrazie eh, che sono immense e sono dolori incolmabili e se eh, eh, dipende dal fatto di una distanza di una responsabilità ovviamente questo è grave ma questo lasciamolo dire a chi lo deve Accertare e ovviamente noi ci uniamo al dolore di chi ha subito queste cose augurandoci che non accada più. Terza cosa, non è mio stile fare polemiche, io guardo sempre avanti, ma non bisogna dimenticare. Siamo iniziati, abbiamo iniziato questa la trasmissione dal terzo capitolo eh, dal 2015. Ci sono due capitoli precedenti che almeno li dobbiamo citare, il 2004 l'apertura e il 2013 la chiusura. No, Tot no, totale, perché noi dobbiamo vedere poi da dove Però partiamo. Dove? Eh no, scusate, voi lo... avete fatto una scheda sì. impetuosa eh, di Abbiamo medici invernieri posso raccontare anche qualcosa io? Io voglio dire solo una data. Vogliamo nel un... No, nel 2013 è stato chiuso con i catenacci, sono stati chiusi anche il laboratorio e la radiologia. Poi e, andiamo avanti. E questo le persone abbiamo lo sanno. Abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato il governatore che ha detto delle cose. E dal 2015 in avanti, quando vi è stato un cambio, qualche cosa è accaduta. Siamo soddisfatti? No. Dobbiamo attendere che le cose che ci sono state dette debbano accadere, sì, lo vogliamo. Certo, staremo attenti che le cose accadano. Nel 2015 è stato riaperto il laboratorio eh, radiologia. Nel 2017 è stato aperto il pronto soccorso, anche se non era nella rete dell'emergenza con 20 posti letto. Nel frattempo sono state attrezzate le sale operatorie del WIX Sargery. Abbiamo scelto e voluto che diventasse eh, Covid hospital perché in questo, con questo innanzitutto servizio al territorio importante si sarebbe attrezzato l'ospedale con la rianimazione. tante che nel nuovo piano approvato dalla direzione generale, dalla regione e dal ministero, Agropoli rientra nella rete dell'emergenza perché vi sono sei posti di rianimazione che sono le attrezzature che sono state ottenute e oggi sono presenti con il Covid Hospital. Quindi non bisogna essere contenti, non bisogna aprire la bottiglia. Ma rispetto al secondo capitolo della chiusura, rispetto a quello che De Luca ha detto, che non sono stati annunci perché oggi sono nella programmazione della regione e c'è un'altra grande novità. Eh, ma infatti, Franco, no, la scheda altro, parlava chiaro: è, eh, è un un altro, non è che eh no, abbiamo sto, detto delle cose io diverse. Sto io sto raccontando fatti, ci abbiamo raccontato con un altro, una scheda, eh no, ma sono, i fatti si raccontano in un modo e in un altro. Poi c'è la questione della camera iperbarica. Sapete benissimo che, o meglio, chi lo sa, Agropoli era destinatario sempre con l'articolo 20 del legge eh, 67 dell'88 di 3 milioni di euro, che erano giacenti, che erano destinati ad Agropoli. Si è riusciti a farli impegnare, anche qui De Luca, quando fu inaugurata la discarica di Gorgoli della bonifica, fece quell'annuncio e si è andata avanti. Quindi Agropoli sarà sede della Camere per barica, una spesa di 2 milioni di euro perché vi era una vecchia Camere per barica autorizzata a Camerota che non c'è più, quindi si utilizzerà quella autorizzazione già esistente, una spesa di 2 milioni di euro. Ma queste sono cose che accadranno e sono certo che accadranno nel momento in cui, e ce lo auguriamo, la questione della pandemia cesserà perché fin quando oh, Agropoli sarà. Covid Hospital, tutte queste cose, il pronto soccorso, la rete dell'emergenza, eh, la WIC Sorge, quindi WIC le due sale operatori la rianimazione, eh, quella diciamo di rete eh, ospedaliere di emergenza e anche la Camera per barica, hanno un senso se ci sarà insomma, eh, la destinazione di agropoli come eh, Covid eh, Hospital. Questi sono i fatti. Voglio dire che le cose si fanno anche senza clamore, senza eh, muine, senza, perché la cosa la stiamo seguendo eh, da tempo e soprattutto come diceva Adamo eh, stiamo qua, noi non è che io a Milano o a Firenze scendiamo per fine, fine settimana, no, ma io non sto facendo polemiche, <ride> no, volevo sto raccontando dei Come fatti. mai cioè, i radiologi non ci sono? Perché quando si fa un avviso quando si fa un avviso di medici e i medici non rispondono perché oggi c'è una carenza di medici spaventosa e nei nostri centri periferici non ci vuole venire nessuno, purtroppo puoi fare mille avvisi di infermieri, di cardiologi, di chirurghi e non ci vengono, non puoi fare niente, assolutamente niente. Oggi ci sono, tra specializzanti e specializzati, 260 medici tra USCA e vaccinazioni che sono impegnati per il Covid. Il Covid, purtroppo, forse se non l'abbiamo capito, è un'emergenza che sta assorbendo e sta purtroppo anche danneggiando quella che la medicina, purtroppo, delle persone che si... Però devono... Franco, poteva evitare di fare l'annuncio nel 2020. Ma lui, ma lui ha annunciato... Era già il Covid, ma, eh? Ma forse non ci siamo capiti. Lui ha annunciato l'avviso quando eh, Franco Alfieri gli serve un Ma ad Agropoli e 7 anni. Ha a Vallo. fatto l'avviso e i dieci cardiologi scelgono... Se, se è un cardiologo che è, è libero, escono dieci avvisi e lui abita a Napoli, se ne va a Napoli, non viene a Agropoli a Vallo della Lucania. Purtroppo i medici non ce li possiamo inventare. E il numero chiuso di medicina che avrà anche le sue ragioni e il pensionamento di tante persone eh, che, so, che non rimangono in servizio. Purtroppo provoca questi disservizi e dico però che tantissimi medici che potevano essere utilizzati nelle reti ospedaliere, nelle attività normali degli ospedali, se non, ci fosse stato, non vi fosse stato il Covid e sono 260 solo nell'ASA, purtroppo oggi sono impegnati tra vaccinazione e USCA. Se la pandemia cesserà, io credo che le cose che ha annunciato De Luca e che sono nella programmazione, non è che sono chiacchiere, sono ormai anche approvate dal Ministero, i sei posti di rianimazione ad Agro sono un fatto acclarato, sono un fatto, e la, e bisogna nemmeno aspettare che si comprano le attrezzature, perché il fatto di aver scelto Agropoli come eh, Covid Hospital... Ha dato la possibilità di attrezzare, già dal punto di vista dell'animazione rianimazione, lo spero. Quindi siamo pronti. Però, Franco, perdonami. Esiste un pronto soccorso H24 che non serve a nulla e che si spendono soldi inutilmente. Non... Questo lo dobbiamo dire se non serve a nulla perché c'è il Covid, ma, allora chiudiamo il pronto non... soccorso. Allora, no, però, facciamolo diventare come Però posso a dire una punto cosa? perché tanto i pazienti sono non serve a nulla, non attendere. è vero, ma se tu vuoi sentirti dire che io sono contento come il pronto soccorso di Covid. Non sono contento. Cioè, se pensi che io sono un difensore ad oltranza di come è oggi la struttura, non lo sono. Lo sarò quando però le cose che ha detto De Luca e che sono programmate per questa struttura ospedaliera saranno realizzate. Perché è un nostro diritto... E io ne sono convinto. Io ne Franco, sono convinto. Però perdonami che faccio questo appunto. Quando ho fatto la domanda al Presidente De Luca per quanto riguarda i codici rossi, lui mi ha detto no, i codici rossi non possono arrivare. E io poi ho risposto ancora, cioè ho domandato ancora, presidente quali sono i codici che possono arrivare presso l'ospedale civile di Agropoli? E lui ha detto, è cioè tutto online, i codici compatibili con la struttura. È Benissimo, è bene. perfetto, infatti perché non arrivano, perché le ambulanze prima fermavano ad Agropoli e portavano i codici bianchi e verdi e adesso neanche quelli, un povero vecchietto che magari ha un problema di salute non chiama, il 118 perché sa che magari viene trasportato chissà dove, perché sa che magari non può avere l'assistenza nel suo territorio. Il presidente De Luca lo ha detto: Benissimo. Però stiamo dicendo che Agropoli oggi è nella rete dell'emergenza, oggi non si attiva il pronto soccorso perché è un ospedale Covid-hospital. Sono così come le sale operatorie, così come sarà la, eh, la rianimazione. Dobbiamo aspettare che cessi l'emergenza Covid. Però il, nel frattempo tutti sti soldi, però, però il rianimatore eh, c'è eh. stato, attenzione però, eh. allora, quanti in attività straordinaria c'è stato ed è stato pagato in alto. Sì, però noi dobbiamo calcolare anche se è vero che le ambulanze non trasportano presso il pronto soccorso ad Agropoli le persone, siamo d'accordo, quanti accessi ci sono e comunque un sollievo, un servizio minimale viene comunque realizzato. Sono 15 accessi giornalieri. Anche qualcosa in più. Gli accessi Qualcosa sono diminuiti in tutti i pronti soccorsi. Non dobbiamo dare numeri per giustificare una tesi. 15 accessi ad Agropoli possono sembrare pochi, ma in tutti i pronti soccorsi d'Italia sono diminuiti gli accessi no, perché Adamo, la gente scusa, ha paura ma del ma Covid non è una prima critica, ci si andava. Ma non è una maniera, critica, Adamo. però 15 no, per allora saranno 15, però 15 persone sono andate e si sono fatte ma curare. Ci là. siamo chiesti perché sono 15 e non arrivano le ambulanze. Questo è il problema, Adamo. Io, a me dispiace che i sindaci giustamente dovevano avere un resoconto dall'ASL e Mario Iervolino e Adriano De Vita non sono qui per rispondere, ma non è un attacco che stiamo facendo, stiamo facendo una considerazione in merito a delle criticità, sindaco, questo è il problema. Non noi le voglio... abbiamo ammesse tutte, però abbiamo raccontato qual è il percorso e abbiamo detto che tutto questo si supererà nel momento che... Finirà la pandemia. E allora no, è inutile avere il pronto soccorso che spende così tanti soldi. Due medici, eh, due infermieri, un OSS stanno lì, medici in Alpi. Eh, la possiamo quando... permettere no, questa? No, io cosa? dico eh. che deve rimanerci comunque perché se c'è una persona che viene portata con l'auto là ha almeno un'assistenza, minima quando vuoi tu, ma un'assistenza. Perché dobbiamo rimutare una medicina? Però attenzione, perché non ci sono i medici. eh? Di notte non ci sono i medici, in telemedicina. Ci sono i medici, no, non ci sono i radiologi. Ci sta il laboratorio e la Non c'è il radiologo che viene mandata la radiografia appunto. là, ma il medico ci sta. No. Se vai a mezzanotte all'uno c'è il medico. c'è il tecnico radiologo. Ma eh? no, tu hai detto non ci sono i medici, che è una cosa diversa. Sentiamo la di Il medico ci sta, non c'è il radiologo. Rosa Lampasone. Eh, eh. Sentiamo un attimo Rosa che vuole rispondere. La radiologia non è mai stata H24. Preciso anche quando è stato aperto nel 2004, la radiologia. Il medico di notte non c'è mai stato, c'è stato sempre una guardia 8/20 la notte. Lo dico perché ci ho lavorato nel 2004, quindi sono ben coscia di quello che dico. Non sono chiacchiere. La guardia radiologica era irreperibilità già nel 2004. Questo, come ha detto eh, Franco Alfieri, è per una carenza di medici. Quindi i radiologi non c'erano, il collega era reperibile di notte, c'era il tecnico, effettuava l'indagine e veniva chiamato qualora era necessario il collega radiologo in reperibilità. Detto questo, oggi c'è una guardia radiologica 8-20 e la notte c'è la teleradiologia, che non è solo dell'ospedale di Agropoli, ci tengo a precisare, anche tanti altri ospedali che non, perché ok, è così. ok, c'è più, Rosa, no, perdonami, mi devi far no, no, non mi ci devi allunghiamo parla, però, però. se siamo qui non vogliamo fare sì, polemiche, vogliamo dire la verità, quindi mi fai parlare. È chiaro, ra allora, la radiologia è funziona di notte, che non è solo l'ospedale di Agropoli che funziona così per carenza di radiologi e non è un'inottemperanza della direzione generale perché gli sono stati fatti una marea di avvisi pubblici una marea tra cardiologi, radiologi e anestesisti. Ma noi vogliamo che mancano i medici, se non ci sono non li possiamo inventare. Allora se viene fatto l'Alpi è perché non ci sono i medici. Allora se i servizi, se non ci fossero i medici per l'amor di Dio si, si creerebbero le guardie. Non ci sono, i cardiologi sono arrivati, come sono arrivati sono andati via. Non è vero che non perché? ci sono stati, Ier sono andati via. Perché Gianni perché sono andati sono via? Andati via. Hanno accettato il posto, dopodiché hanno avuto un posto migliore in casa propria e se ne sono andati e nessuno li può legare. Perché se io vivo <ride> Ma non andato, stiamo facendo delle voglio... domande? No, io Rosa, voglio dire: eh. l'azienda le ha fatti gli avvisi, non è vero che non le ha fatti gli avvisi? Allora, se io sono direttore generale faccio un avviso e mi rispondono o non mi risponde nessuno, ti posso dire che sono andati quelli della medicina di urgenza vuoti. Vuoti Bene. significa che non si è Rosa, presentato un non medico. Non c'è bisogno allora, no, di alzare la voce. Dire, non è che non ci sono i, me i medici. Non ris la risposta aspetta, è no, Gianni, già da di parlare. No, Poi mi attacchi. Non vorrei sembrare attacchi. come l'accusatore. Allora, Sono stati fatti gli avvisi per i cardiologi, sono stati fatti gli avvisi per gli anestesisti, sono stati fatti gli avvisi per i medici d'urgenza, che sono i tre, le tre categorie, e radiologi, che sono le quattro categorie, diciamo, che quelle che mancano in maggior misura, ma non solo, perché ci tengo a precisare, lo stesso problema c'è per i ginecologi, c'è per i chirurghi, c'è per gli internisti, è una cosa generale. Detto questo, l'azienda fa l'avviso, non risponde nessuno, oppure hanno risposto, i cardiologi prendono servizio, dopodiché vincono l'avviso pubblico o il concorso ad Avellino dove sono residenti, vanno via. Allora, queste carenze che si sono avute, perché come ha detto Giervolino, i colleghi che sono arrivati, poi sono andati via. Adesso fa ha fatto un altro avviso il mese scorso. Mi devi far finire. Allora hanno fatto un altro avviso. I colleghi cardiologi sono arrivati a Vallo della Lucania, il dottore Aloia attuale responsabile della cardiologia, ce li ha rimandati. Io ho anche delle guardie cardiologiche oggi in essere all'ospedale di Agropoli. La radiologia, la radiologia funziona in teleradiologia. Il paziente arriva da Agropoli, fa la radiografia, viene inviata in teleradiologia o la TAC e viene vista dal collega a vallo come succede in tantissimi altri ospedali. Io ho lavorato anche in altri ospedali che non sono della zona, sono nel Casertano, Sessauronca era un ospedale che aveva la teleradiologia e ti parlo nel 2010 dove ho lavorato. Che aveva già all'epoca la teleradiologia. Con l'ospedale civile di Caserta. Perché è così? Perché se manca il medico non si può avere una guardia H24. Quindi, detto questo, il problema principale, oltre all'emergenza Covid, che c'è e non ce la dobbiamo dimenticare, esiste ancora, è una carenza di medici che a livello nazionale. Quindi la direzione aziendale fa il suo lavoro, fa il suo dovere, fa gli avvisi, non si presenta nessuno. Come sopperiamo a questa carenza di medici come ah beh, sono, è strano con però Agropoli è così bella nessuno vuole lavorare qua Frank. non è che nessuno vuole, non ci sono Fac i me Gianni scusami, non ci sono Allora, oh, quest'anno ti dico solo una cosa a parte la chiusura sbagliata secondo me del numero chiuso ma se in specializzazione sono andate perse, sapete che significa perse 258 borse di studio per anestesisti Perse, dobbiamo... nessun collega Rosa, è voluto venire a fare. Ma dobbiamo fare qualcosa. Ma scusami. che cosa fai se non ci sono i medici? Bisogna... Non puoi fare, non li puoi clonare o inventare. In più ci sono tanti che sono andati in pensione. Allora il discorso, qual è? Siamo pochi, siamo pochi, cosa facciamo? Lavoriamo finché possiamo. Alla fine ci siamo distrutti anche noi medici perché non è che possiamo fare turni H24 o H36 all'infinito. Però manco puoi lasciare un servizio scoperto. Questo ti parlo, la, la struttura di Vallo della Lucani, a cui siamo ormai, è un DEA. In questo momento di primo livello, Vallo Agropoli ha una carenza spaventosa in tutta l'azienda. Ma questo non è solo quando Vallo Agropoli. all'Agrope, scavate lo stesso problema, Sarno lo stesso problema, non c'era lo stesso problema. Detto questo, più che un'azienda può dare e bandire dei concorsi o degli avvisi e non si presenta nessuno, non puoi fare altrimenti. Per cui oggi, parliamo di oggi, cos'è l'ospedale di Agropoli oggi? È un pronto soccorso, non è un pronto soccorso, non è un pronto soccorso, è un primo soccorso. È inutile che parliamo di pronto soccorso. Ah. Allora chiariamoci, diciamo la verità. Bene. Va bene, siamo qui per avere la verità, esatto. diciamola, però senza fare polemiche serili. Ma... Ci avete invitato. Io sono venuta qui e ho parlato stamattina con Raffaella, nonostante ero di guardia. Ero di guardia, ho 10 pazienti ricoverati. Sono venuta qui perché voglio dire la verità, ok? Senza polemiche serili. Attualmente l'ospedale di Agro ha un primo soccorso, cosa che aveva già. Da quando è stato riaperto, ci hanno ridato, questo nel 2017, voi sapete bene, come ha detto il sindaco Alfieri, nel 2015 è stata riaperta la radiologia e il laboratorio, che non c'erano, non c'erano. Certo, 2000, certo. 2013 sì, ma chiuso, io non ho detto piccoli il passi, Rosa. pochi, sicuramente pochi, però c'è stato qualcosa dal 2013 al 2015. Abbiamo un laboratorio, sì, un laboratorio anche per l'utenza esterna, sì. Abbiamo avuto una radiologia, sì. 2017 primo soccorso, non è, è poco, è pochissimo, non è niente, però capiamo, se ci deve essere un pronto soccorso, pronto soccorso, ci devono essere i servizi alle spalle, perché questo significa un primo soccorso, che è quello che c'è tuttora, è quello che può avere una struttura compatibile, come ha definito il Presidente del... Perché se io ho un pronto soccorso, devo avere alle spalle, alle spalle, Un'ortopedia, una chirurgia, una urologia, una cardiologia. Arriva il paziente che ha un problema, un blocco urinario. Deve esserci l'urologio. Perché non lavoriamo se noi in questa direzione allora, emergenza. Mi si ferma l'ambulanza. Se non ho niente, scusatemi, io sono una rianimatrice, parlo per dato di fatto, non perché non conosco il lavoro che faccio, lo faccio da vent'anni, non lo faccio da ieri. Allora, se arriva il paziente in. Agropoli che non c'è, rianimator, non c'è cardiologo, non c'è chirurgo, non c'è ortofrutticolo, non c'è niente. Cosa arriva a fare? Allora è meglio che ci sia un territorio fornito di ambulanze rianimative in quel momento, attive, pronte ad arrivare. Arrivo io sul posto, io faccio ah, l'ambulanza rianimativa. Prima è un altro, Rosa, no, aspetta, perdonami, poi ci allunghiamo Già, Gianni, troppo. Però mamma, allora, facciamo parlare animativa. il sindaco di faccio, eh, No, devi sapere la verità, te la dico. Arriva l'ambulanza di corri rianimato. Ma non ce ne sono capisce, ambulanze che funzionano, hai visto i soccorsi, come sono che sono poche. Abbiamo avuto delle criticità, eh, so, Rosa. Dobbiamo denunciare anche questo, non... il ritardo e allora, l'incapacità nei la... soccorsi. Il ritardo... allora, questo lo dobbiamo dire sulle ambulanze chi c'è? Gianni nel caso specifico di Castella di cui io so bene come è andato no, non parliamo è di questo caso è arrivata un'ambulanza senza rianimatore perché il rianimatore era impegnato in un'altra urgenza essendo un'unica ambulanza ma certo non possiamo avere 100 ambulanze territoriali perché abbiamo lo stesso problema non assolutamente 100 sì, le dobbiamo avere invece ma allora questo lo devono, i devono chiedere i sindaci, i sindaci. Sono, lo devo, secondo me lo devono chiedere i sindaci ci sono, però ci stiamo allungando troppo Raffella, solo un noi solo dobbiamo fare a solo da media lei dice non si possono avere 100 ambulanze, questo non si possono avere, però una sola rianimativa che copre eh, tutto il comprensorio eh. non è ammissibile, Ma questo è però se non hai medici l'ambulanza è fatta da medico se non ce l'hai il medico come metti 10 ambulanze? allora il problema è questo, la carenza di medici da, dalle il microfono la carenza di medici però c'è stata anche in passato eh, e poi ha portato a un costo a Marco Lizzo, esorbitante dai. della spesa e poi sanitaria. sentiamo pure eh, gli altri Perché per la carenza dei medici Tanti, sì. in consiglio comunale Marco. Marco, Marco ecco qua, grazie e buonasera innanzitutto, innanzitutto a tutti coloro che sono in sala, a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa ovviamente. Quindi io sto ascoltando un attimo, sapete io sono eh, sindaco da appena 25 giorni, quindi già prima facevo pulire, però queste problematiche sto cominciando ad affrontare in maniera più come dire ci sto andando dentro in maniera più diretta proprio in questi giorni. Quello che sta emergendo, e mi stasera, è proprio il fatto che eh, ci sono una serie di carenze. Sicuramente, perché ogni sindaco rappresenta i diritti del cittadino. Questo credo che sia un fatto fuori dubbio, indiscusso, perché tutti quanti noi siamo stati votati, facciamo i sindaci perché rappresentiamo gli interessi e i diritti dei cittadini. Quindi, il diritto alla salute è un diritto imprescindibile, primario, non può essere. Di nessun colore politico, se vi permettete, né, né di, di, di qualcuno sì e qualche altro no. Io credo che sia un dato di fatto, credo ripeto, imprescindibile. Tuttavia, eh, come sento già stasera, eh, sicuramente ci sono delle criticità. La dottoressa Lampasone le stava eh, elencando in maniera diretta proprio perché lei vive questa realtà dell'ospedale proprio. Dell quindi non dimentichiamo che dal 2015 sono fatte una serie di cose. Io proprio oggi leggevo. Il piano di riordine ospedaliero Agropoli c'è nel piano di emergenza. È ovvio che qualcosa non ha funzionato in maniera totale, noi ce lo dobbiamo dire, caro Gianni, perché la pandemia purtroppo ha bloccato una serie di cose. E questo è un dato di fatto, ahimè, ma del quale noi, io personalmente, i colleghi altrettanto, nessuno di noi è contento di questo stato di cose, perché ci sono ancora carenze, da carenze di personale. Di, di, di ambulanze medicalizzate che possono intervenire in tempi, in tempi più rapidi. È ovvio che c'è ancora da fare, c'è un percorso non completo, però la Regione diciamo, negli atti programmatici ha fatto quello che doveva fare e questo ce lo dobbiamo pure dire, che la Regione ha programmato al 2015, ha riaperto l'ospedale che era chiuso con le catene, ha fatto una serie di cose, ha, ha messo nella programmazione regionale, come diceva giustamente Franca Adamo, ha messo questo ospedale è già tra la rete delle emergenze, cara, cara Raffaella. Quindi il discorso adesso è completare quel percorso purtroppo ancora che è mancante di qualche cosa. E eh, ahimè lo sappiamo e noi non siamo contenti di queste cose. Però c'è un problema che si chiama Covid-19. Questo è quello che secondo me ha stravolto un poco tutte le, le cose fino ad oggi. Sì, ma è... perdonami solo no, ma se... Giusto per dire, sì, volevo giusto completare, no, io volevo un attimino pure ringraziare e salutare i miei concittadini, la famiglia Gorga che purtroppo ha vissuto questa, questa tragedia in Mana e me, quindi insomma io faccio loro un grande abbraccio, saremo vicini a loro in, tutte, in tutto ciò che noi potremo fare. Anzi non so dove ha trovato la forza il papà di, 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 di Tommaso, sabato io stavo ad Agropi, dove ha trovato la forza veramente a fare una manifestazione di quella maniera. Quindi, come padre che ha subito quella tragedia, io veramente sono rimasto davvero. Dico veramente la forza dove la trovo, questo uomo. Quindi noi siamo vicini a loro, saremo vicino a loro in tutte le occasioni. Quindi da parte nostra come sindaci non abbiamo la competenza diretta, sono le ASL che devono fare quello che devono fare. È ovvio che anche le ASL si sono trovate a gestire un qualcosa che prima non, non potevano, non hanno mai gestito. Quindi dal, dal febbraio 2020, emergenza Covid, lockdown, hanno creato le nuove USCA che prima non c'erano, hanno creato una serie di cose e tutta una serie di personale medico, paramedico, è impegnata in, questi, in queste attività come giustamente la dottoressa Pocanzi elencava, allora, ma con questo non siamo contenti già. Che pure se viene qualcosa a me io devo scappare da qualche parte o mi devono portare da qualche parte. Quindi il diritto alla salute, ripeto, è un diritto cioè, è fondamentale. Come possiamo dire noi che, che siamo contenti di una cosa che non funziona al 100%? Diciamo che si è iniziato nel tempo a fare questa cosa e oggi ancora non, siamo ancora, non, non abbiamo chiuso il cerchio diciamo, di quella programmazione che pure la Regione ha già messo su carta. Quindi non ce la possiamo pigliare con Tizio, Caio, a livello così. Non possiamo dire queste cose. Diciamo che l'ASL oggi sta affrontando una, una media di problemi, grandi problemi che vanno dalla carenza di personale, i concorsi non sono espletati del tutto. Ci sono problematiche che, sulla quale noi altri sindaci saremo sicuramente in prima linea a fare quello che dobbiamo fare. Poc'anzi ci siamo già sentiti, ci siamo già visti, quindi stiamo già attivando tutto ciò che noi come parte nostra possiamo fare e lo faremo. Ma... poi ci spiegate cosa dubbio, farete, Franco. non c'è dubbio su questo. Voglio sentire un attimo la nostra perdonami. parte. L'unica cosa che, che ci tenevo a sottolineare è che, comunque, il covid non può essere l'alibi dell'ospedale civile ma di Agropoli. Assolutamente, Scusa, perdone, non assolutamente non è l'alibi, ma, ma sicuramente che in non era previsto. La pandemia la fa da padrona <ride> non era previsto. Se, Ed se, è insomma, però se, non oggi, può essere l'alibi, anche perché dal 2017 voi. quando c'è stato il taglio del nastro del governatore di Luca oh, bella, al 2020, bella, bella, 2020 che c'è stata la pandemia, in questi anni non abbiamo visto tutti gli però, effettivi servizi che sono stati predisposti, questo se, lo dobbiamo oggi, sottolineare Oggi, oggi Agropoli è, è un centro Covid, un, un centro COVID dire, comunque c'è del personale impegnato. Assolutamente sono sì, impegnate. e ringrazio ancora, sono stata in prima persona, la Ma dottoressa Rosa Lampasona lo può testimoniare, a mettere in risalto quello che per... 12 mesi hanno fatto tutti i dottori e gli infermieri e gli os, certo. il personale, sempre come emittente, perché credo che il loro sia stato un lavoro davvero immane. Il non il solo compleanno. fisico, perché come diceva la dottoressa qualche giorno fa, quando c'è stato ecco, eh, il compleanno, chiamiamolo così, del nostro caro Covid Hospital, la dottoressa sottolineava la stanchezza psicologica che eh, tutti loro, insomma, oggigiorno hanno, hanno. Perché salvato, non è facile ecco, combattere. Con ha la morte. Domani, bene bene bene. non, allora, è, un, non adesso, è un lavoro da poco conto, però adesso... questo purtroppo ha portato il rallentamento a quello che è il programma già attivato dalla regione. Lo, lo e che... qua noi siamo felici di quello eh, eh. Lo no, no, lo... lasciamo lo spazio felici. alle altre forze politiche. Allora si è prenotato Mario Pesca, prego Mario, primo intervento eh, Movimento 5 Stelle del Comune di Agropoli, consigliere. Eh, comunale. Mario, ti lascio il microfono e me ne vado vicino a Raffaella, che è meglio. Puoi anche sederti, se vuoi, vicino accanto a Franco Alfieri c'è una sedia. Quindi puoi... okay, allora, buonasera a tutti. Volevo sottolineare questo. Prima di tutto, volevo essere vicino alla famiglia Gorga che ha sollecitato questo fatto dell'ospedale di Agropoli e naturalmente ringraziare a quelli di Cilento Channel che, per, che hanno riportato all'attenzione quello che è la situazione di Agropoli. La problematica è questa, ce l'ha detta la dottoressa Lampasona, l'assessore Lampasona. Sostanzialmente ad Agropoli, e noi l'abbiamo fatto già anche in Consiglio Comunale, abbiamo fatto interrogazioni in tal, in tal senso, non esiste il pronto soccorso, diciamocelo. Ad Agropoli attualmente il pronto soccorso attivo non esiste. Questo è fondamentale perché è una trasmissione del genere, è importante che lo si sappia. Perché tante persone, tanta gente che ha bisogno dell'ospedale, di di andare al pronto soccorso, molto spesso viene ad Agropoli, corre all'ospedale di Agropoli, anche senza l'ambulanza, perché l'ambulanza già di per sé non porta il, il, i pazienti ad Agropoli, ma in altre strutture, e magari perde tempo, ed è il tempo praticamente che perde per quanto riguarda quello di andare ad Agropoli, pensando che ci fosse un pronto soccorso, purtroppo può essere letale per quanto riguarda la, la vita delle persone. Quindi detto questo, diciamo, Agropoli non esiste, non c'è il pronto soccorso. Seconda questione, il, il dottore, il presidente Vuoi di Luca... Vuoi che ti risponda qualcuno? No, eh, vabbè, penso che... Ehm... Dottoressa? Eh. È, no, è, è, Facciamolo è continuare, è una, poi un da, magari una volta un dato, terminato... È un dato di fatto che lei l'ha detto, non okay. c'è... Mm. Non c'è un pronto soccorso, specificiamo per l'emergenza, per l'emergenza per codici russi. Però è normale, se tu arrivi col mal di pancia, scusatemi se mi permette, cioè non è che non c'è il medico, come dicevamo prima, c'è cioè un medico di guardia giorno e notte che comunque nelle cose diciamo piccole, tra virgolette piccole dico perché non è sempre così perché adesso da tempo abbiamo anche un cardiologo di giorno, quindi spesso sono arrivati dei pazienti con un banale mal di pancia un'epicastralgia un'epigastralgia che poi si è verificato invece un dolore toracico con un'ischemia in atto e i nostri cardiologi bravi di Vallo hanno subito attivato un'ambulanza rianimativa e trasportato un paziente a Vallo della Lucania dove ha fatto anche una coronarografia d'urgenza, quindi è da dire che non è un pronto soccorso traumatico sicuramente, cioè se arriva, non può arrivare e non arriva un incidente stradale dove non si può operare una milza in urgenza perché, se ha fatto un incidente una persona e c'è una milza rotta, anche diagnosticata radiologicamente, non, essere, non si può intervenire. Cosa che, invece, se questo programma fatto già da tempo. Appena il Covid speriamo che finisca presto per tutti, si possa riattivare nell'immediato una WIC Surgery che è già in programmazione con una terapia intensiva con sei posti letto e la guardia cardiologica, sicuramente anche se la WIC Surgery... Sono interventi di elezione programmati ma ci permette di avere un'equipe chirurgica, è normale che se arriva la milzarotta, ipotizziamo per questo si parlava di rientro della rete dell'emergenza, perché se arriva in quel caso la milzarotta si sospende l'elezione programmata e si opera con l'equipe chirurgica, il rianimatore e quant'altro. Questo è un discorso per chiudere. Quindi giustamente adesso si può eh, accettare un paziente con patologie minimali. Arriva al blocco urinario, si fa diagnosi e va a ballo dove continuerà a fare la sua diagnostica urologica. No, io quello che... Che, che temo e che temevo, e che ringrazio loro che hanno fatto questa, questa, questa manifestazione, è che naturalmente una persona che non ha con, conoscenza di che cos'ha, se ha un infarto, o qualcosa di importante, è meglio che naturalmente va direttamente a Vallo per non perdere altro tempo ad Acropoli. Ecco, ecco quindi, perché il pronto soccorso effettivamente non c'è. Per quanto riguarda il discorso del, del Presidente De Luca che è venuto qua a inaugurare, eccetera, adesso c'è il problema del, del Covid e stiamo d'accordo, quindi c'è un attimo di, di rinvio di, questa, di quello che dovrebbe essere l'ospedale. Ma io, io dico che il Presidente De Luca è venuto ad Agropoli nel momento in cui vi era già il Covid, ho visto anche c'era già il Covid in atto. Io mi auguro, ma veramente mi auguro, e, e, io, io, io mi auguro, e credo che questo augurio sia. Eh, sia di auspicio perché vedo tre sindaci delle, delle maggiori città della, del, del, fanno parte da, fanno che fanno parte d'Agropoli, da quindi di Santa, di Santa Maria, di, di Agropoli e di Capaccio. Credo che, che la politica in questo momento debba intervenire in maniera forte affinché praticamente tutto ciò che sono le promesse che noi sentiamo da, da oltre 10-15 anni non vengano vanificate nuovamente. Quindi ci deve essere l'impegno della politica forte, al di là del colore politico, perché io credo che la salute e, e le emergenze che sono successe ce le insegna, non hanno un colore politico. Voi che siete però tre rappresentanti anche della sinistra, quindi rappresentanti della, di, del, del Presidente di Luca che rappresenta la sinistra in questo momento, potete veramente... Di incidere con forza, perché la gente, questo è quello che ci chiede, la gente vuole veramente delle risposte chiare, delle risposte precise e vuole praticamente che Agropoli, che è una struttura che è stata creata, è una struttura bellissima e che viene invidiata da tutti, debba ritornare ad essere una struttura ospedaliera vera, seria e con un pronto soccorso attivo, perché noi, come voi sapete benissimo, rappresentiamo circa... Soprattutto in estate un 100.000 persone che circolano nel nostro cilento, abbiamo anche dei turisti che hanno bisogno di avere delle certezze, di avere un'assistenza e quindi è fondamentale e necessario che ci sia Agropoli. Quindi io quello che chiedo, al di là di ogni polemica, è un impegno da parte vostra forte, forte, decisivo e la vostra presenza qua penso che lo, lo, dimodo, lo possa dimostrare che c'è un impegno affinché vengano fatte quelle strutture che siano adeguate ad un pronto soccorso attivo, perché è chiaro che il pronto soccorso non può esistere se non ci sono le strutture e i reparti adesso esso, ad collegati. E questo è l'impegno che io chiedo e questo penso che vogliano tutti i cittadini e quello che noi vogliamo da voi. E ringrazio veramente Cendo Channel che ci tiene sempre tiene a, questa, a questa cosa e a, dimostra sempre di un'attenzione particolare per il nostro territorio. Grazie. Grazie Mario Pesca Sono d'accordo sul fatto che non sia un pronto soccorso attivo e che è un primo soccorso. Siamo d'accordo. Che non basta, siamo d'accordissimo, che bisogna seguire le cose programmate, bisogna che le cose avvengano immediatamente dopo il Covid, quindi che ci sarà un impegno massimo. E mi pare che anche il Movimento 5 Stelle oggi è molto vicino al governatore De Luca. Lo possiamo fare noi, ma lo possono fare tutti. Quindi non ho da replicare, cioè io non sono uno che difende la doltranza, la situazione eh, così come attualmente, sono però cosciente che rispetto a come era, anche negli atti della programmazione c'è una un forte incremento dei servizi e il rientro nella rete dell'emergenza quindi è soltanto una cosa sulla quale bisogna pretendere che avvenga il più presto e immediatamente dopo eh, la fine del covid poiché le sale di animazione sono già pronte, le, le sale operatorie sono già attrezzate e sono stati spesi milioni di euro, io credo che siamo nelle condizioni di poter ottenere le cose che sono state programmate sai perché fa male ecco, vedere una struttura e ascoltare il Presidente della Regione Campania che più volte ha nominato pronto soccorso quella, eh, quella struttura fa male perché tante persone hanno riposto nel Presidente della Regione Campania fiducia, speranza. Tante persone sono andate in quel pronto soccorso questo, da lui nominato, Franco, voglio... e ci sono morti lì dentro perché che, non c'erano i reparti, non c'erano i dottori. Muoiono dappertutto. E anche laddove ci sono strutture ospedaliere attrezzate, adeguate, purtroppo ci sono sempre responsabilità, si è fatto tardi, il medico è sbagliato, non si poteva fare meglio. Io sono d'accordo, rispetto alla morte, rispetto alla tragedia di un ragazzo, di un figlio, non ci sono scusanti e purtroppo bisogna fare sempre di più. Però io quello che dico, cioè noi dobbiamo capire che... Non è che le programmazioni di un presidio ospedaliero eh, sono puntuali, cioè la sanità che era commissariata, poi De Luca eh, è uscito fuori dal commissariamento. C'è una programmazione che ha sostituito quella vecchia e che ci vede oggi nella rete dell'emergenza, che vede sale operatorie attrezzate, che vede la rianimazione attrezzata, cioè, abbiamo fatto passi certo si doveva fare prima ma non si doveva nemmeno chiudere nel 2013 assolutamente sì e allora sì. io dico sia sono d'accordo perché questo può capitare a tutto è capitato al ragazzo di Castellabasso può capitare a mio figlio di 23 anni voglio citare mio figlio perché io sto qua però purtroppo non possiamo dire si doveva oggi rispetto a quello che è stato siamo nella programmazione della regione le cose non sono avvenute eh, ieri perché siamo presidio covid però io dico non è che eh, cessa l'emergenza covid dobbiamo fare la gara per la rianimazione la gara per le sale operative sono già lì e poiché noi siamo nel presidio ospedaliero Vallo Agropoli una ridistribuzione del personale può consentire l'immediata eh, attivazione della rete dell'emergenza di Agropoli. Quindi non bisogna spingere, De Luca, De Luca ha detto e ha fatto, De Luca ha detto alcune cose che sono nella programmazione. C'è una difficoltà oggettiva dei medici, abbiamo subito una grande rappresaglia politica in questo territorio, non ce lo dobbiamo dimenticare, però fare un guaio se ci mette un attimo la chiusura. Riaprire un ospedale è difficile, laborioso, è faticoso, non siamo l'ombelico del mondo per quanto ci possiamo strappare la camicia, ma noi lo faremo, ci impegneremo ogni giorno perché noi stiamo qua. Il diritto alla salute viene prima delle altre cose, dell'impianto sportivo, del teatro, viene prima delle altre cose. Perché il diritto alla salute è una cosa che non è, e la pandemia ce l'ha insegnato. Dal, disoccupato al miliardario, dall'anziano al giovane, cioè la salute è una cosa che afferisce a 365 gradi tutto, a 365 gradi tutta la, la società, quindi sulla salute ci siamo, però a tardarci, ha detto e anche programmato, Sono d'accordo la questo. rete dell'emergenza che sembrava una cosa impossibile per Agropoli, non solo c'è, ma non solo c'è, ma c'è anche già la. ci sono sei posti di animazione già attrezzati. Cioè cessa la, la pandemia. Il giorno dopo, la l'animazione è già pronta: le sale operatorie sono già pronte. Abbiamo speso 4 milioni e la Camera iperbarica per dire che non è soltanto la questione di chi si annega a mare, ma fa tutta una serie di terapie. Ha bisogno della rianimazione per forza. Quindi, anche con la rianimazione che è stata strappata, e vi dico che sul territorio c'erano insomma appetiti diversi su tutta la fascia costiera da Salerno fino a Sapri e l'abbiamo spuntata qua con un investimento di 2 milioni rafforza ancora di più la l'emergenza rafforza ancora di più l'ospedale sul territorio quindi Questo dire si doveva fare si doveva fare eh, non l'unica so, no, cosa che contesto il passato non si no, può cambiare però l'unica cosa però che contesto perdonami sulla programmazione dobbiamo stare attentissimi e non perdere nemmeno un giorno ma io sono fiducioso perché perché non è che bisogna fare appalti o forniture è già tutto è, è là l'ospedale è pronto bisogna solo far finire la pandemia e non dipende da noi mi dispiace che però hai parlato di appetiti diversi questo è il problema quando, ma la, ogni ma ogni quando la politica no. entra nella sanità franco ma questo non è ma la lo dobbiamo che... evitare ma la... Ma, eh, o no? però eh, senti Giovanni Qua non dobbiamo fare polemiche, però, Becere. No, ma è perché un ragionamento, Franco. La no, no, camera iperbarica, se ne può mettere una. Ed è chiaro che la voleva Sapri, era a Camerota, prima che non era un ospedale. La volevano altrove e la volevano anche la chiudono a Nocera per, dire, per aprirla qua. Quindi è chiaro che ci sono appetiti, perché ogni territorio pretende, rivendica diritti, rivendica servizi. E averla ottenuta qua è una cosa importante. Quindi non è che la camera per Bari che la possiamo aprire uh, a Trentinara, eh, eh, però tanti, in un altro luogo costiero tanti, sì, er... eh, eh, sì eh. in un altro ancora rispetto a Groma. ma in un'altra norma, Ma ce n'è una sola che si può avere, R arriveranno... e costa, no, solo qua si apre, eh, eh, solo qua è stata destinata eh, allora, alla città di Agro. Sì, sì, ma io non eh, Io eh, forse, eh, forse allora è sto che tu... passando come quella persona che vuole fare polemica. No, no no, per, no, no, però tu dici. Eh, altri appetiti, altri, è chiaro perché ogni territorio, oggi ci sono guerre in tutti gli ospedali che sono penalizzati perché non ci sono medici, perché sono stati sacrificati i servizi, ci sono stati accorpamenti, cioè oggi c'è una polemica forte qua e c'è una rivendicazione forte qua, ma se noi andiamo in qualsiasi eh, luogo dove c'è un presidio ospedaliero, ci sono polemiche, ci sono eh, 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 rivendicazioni, ci sono carenze, eh, noi dobbiamo eh, insomma, fare il conto anche non guardando agli altri perché non abbiamo fatto mai questa polemica perché qua non abbiamo mai detto chiudete un altro ospedale per aprire qua siamo stati sempre dei grandi signori e eh, non lo facciamo e non lo faremo mai. Ma oggi eh, siamo riusciti a, rientr a rientrare nella programmazione e dobbiamo stare attenti e rivendicare a denti stretti quello che ci sta. però ti posso dire che, in questo tempo che è passato, non inutilmente, su Agropoli sono stati fatti investimenti milionari: certo, 2 milioni no, di euro per 2 milioni la Camera di Perbali i 20 i posti letto di medicina generale, è un gingillo. Eh. Con, è stata accreditata la radio Sorgeri che prima era privata ed è stata accreditata in capo alla regione. Quindi ci sono una serie di cose che ovviamente passano eh, eh, silenti, però vi posso assicurare che nella programmazione, così come è stata anche approvata dal Ministero, siamo nella rete dell'emergenza e noi dobbiamo rivendicare perché prima. Eh, pronto soccorso, pronto soccorso non eravamo nella rete dell'emergenza è come se uno vuole una cosa che non è possibile certo. oggi siamo nella rete dell'emergenza abbiamo le eh, sale operatorie la rianimazione attrezzata come finisce la pandemia dobbiamo pretenderlo immediatamente okay. e noi sindaci saremmo in prima fila a chiedere e rivendicare questo. e infatti Benissimo. perché Rosa me lo insegna le attrezzature che sono state insomma, acquistate per dotare le sale operatorie e la rianimazione insomma, diventano poi dopo un certo periodo di tempo ed è passato già un anno obsolete perché diamo spazio... non si utilizzano okay. l'unica cosa no, Aspetta, ci devo a precisare questo e poi, stretti, sì, no, poi, no, poi mi taccio. Stavo dicendo a Franco, quello che hai detto è giusto e apprezzo ecco, il vostro impegno questa sera a portare avanti questa battaglia con noi cittadini, perché bisogna pretendere una volta terminata l'emergenza. E vi ringrazio per questo a nome di tutti. Però negli anni abbiamo spesso sentito la parola pronto soccorso, ma questo perché te lo dico Franco, perché lo dico Adamo, perché lo dico Marco? Perdonatemi se li chiamo per nome perché sono prima di tutto amici ma poi sono anche sindaci dei territori del Cilento perché tante persone si sono recate a questo pronto soccorso e non hanno ricevuto l'assistenza. Allora dico, perché non si diceva già dal 2017 che quello è un punto di primo soccorso? Lo ha detto stasera la dottoressa Rosa Lampasona. Va bene, Raffaella, Questo grazie, grazie. credo che sia importante far sapere, Gianni, credo che sia sì, importante capito, farlo dobbiamo... sapere. Dobbiamo andare avanti, ci sono gli interventi. Agostino Abate, ABC Agropoli Bene Comune io capisco che insomma ci sono tante argomentazioni, però purtroppo il mio compito è anche quello di tagliare grazie, buonasera a tutti volevo chiedere una cosa a Franco Affili, entriamo subito nel merito perché la gente giustamente è stanca, e quindi potrà essere che vuole andare a casa, ma quando è andata nella rete del pronto soccorso dell'emergenza, con quale piano? c'è cioè, l'ultimo che ancora io non conosco cioè, sarebbe il 2000 e' 21, guarda, è quello del 2021? Perché, eh? 21 perché? 20? Non, evidentemente questo non l'ho letto, perché in seguito al decreto del Ministro della Sanità 70-2015 Agropoli non era nella rete dell'emergenza. Quindi ha ragione Alfieri quando dice, adesso possiamo essere un poco più tranquilli, ha ragione la dottoressa Lambasona che sta lavorando in una struttura dotata Grazie al Covid, ma non grazie al Covid, però stiamo bene, anzi stiamo malissimo grazie al Covid, e purtroppo l'unica cosa positiva è stata che determinate attrezzature, determinate camere sono state attrezzate. Forse proprio per questo caso. ospedaliero eh, 2019, non tabella 60, pagina 124. Eh sì, questo è importante, sa perché? Perché se non chiariamo questo, va a finire che. Dobbiamo dare immediatamente ragione a Raffaella quando dice che il Presidente De Luca è venuto qui a dire che è stato aperto il pronto soccorso attivo, ma nella sostanza era un misero ospedale di zona disagiata che grazie al decreto 70-2015 poteva avere praticamente l'abbinamento come stabilimento a un altro ospedale DEA di primo livello, cioè Vallo della Locale. Se oggi le cose sono cambiate non ne ho conoscenza, ne prendo atto. E quindi prendo atto che effettivamente un passo avanti è stato fatto ed è importantissimo questo per noi conoscerlo questa sera. Così come è importante sottolineare ciò che ha detto Raffaele, cioè era vero, in parole povere veniva promesso che l'Agropoli veniva detto che l'Agropoli era aperto un pronto soccorso attivo, ma in realtà, come ha detto la dottoressa Lambasoni, si trattava di un primo soccorso, anche perché alle spalle il pronto soccorso di zona disagiata aveva appena 20% posti letto di medicina generale non aveva null'altro più. Quindi abbiamo rischiato molto, però il problema è che in fondo non è che voglio assolvere, ma la responsabilità di questa soppressione, caro Franco Alfieri, risale sì al capitolo secondo che hai chiamato, anche al capitolo primo però di Bassolino e del Uh, L'onorevole Di Vallo della Lucania, quindi praticamente quando gli usi. Quindi passiamo primo, secondo e terzo capitale e tu hai nominato il secondo a me fa piacere partire al primo. Ma questo non per accusare, perché voi, politici locali attuali, colpe non ne avete. Perché la colpa risale ai tempi addietro: risale quando il territorio di Agropoli non ha avuto politici capaci di far capire che un centro come Agropoli, un centro come Capaccio, che computavano e computano 80.000 abitanti, non potevano non essere presi alla stregua di tutti gli ospedali delle altre regioni, delle altre Italia. Se guardate la mappa delle idee di primo livello e delle idee di secondo livello in tutta Italia, noterete che idee di primo livello e di secondo livello sono incentri che sono popolosi al punto tale da non poter giustificare, per esempio, che Vallo della Lucania per l'amor di Dio, con tanto di rispetto e tanto di cappello per Vallo della Lucania, che Vallo della Lucania potesse essere sede di ospedale, praticamente quindi sede poi di primo livello. È andata così. La politica evidentemente si era distratta in quel momento, però adesso vi dovete dare da fare. Adesso dovete da fare pretendere per il territorio di Agropoli che, sì, dea di primo livello resti vallo della Lucania senza ombre di alcun dubbio, ma che in pari dignità, dea di primo livello, venga presa in considerazione che abbiamo un centro di 80.000 persone fra Capaccio, Agropoli e Residu, e che abbiamo bisogno della stessa consistenza di un pronto soccorso di dea di primo livello. Ben venga che l'altro Dea di primo livello si tenga tutti i reparti non necessari a pronto soccorso. Ben venga, sono là, è un impegno politico di tanti anni passati, ed economico di tanti anni passati. Ma oggi il vostro impegno politico deve far sì, e me lo auguro che ci riusciate perché ci potete riuscire, siete praticamente sulla dirittura di arrivo se è vero che questo. Pronto soccorso, questo piano ospedaliero recentemente ha classificato Agropoli sede di pronto soccorso e non più sede di, pro di pronto soccorso in zona disagiata. Ci state riuscendo, quindi adesso ce lo dovete mettere tutto: Covid a parte. Perché è chiaro: Covid consentente e Covid a parte. Perché è chiaro che è Covid comunque, cara dottoressa, pure dobbiamo pigliare una decisione: i cittadini bisogna curarli indipendentemente dal Covid, quindi così come vengono curati a Vallo. Laddove con un famoso 3,6 per mille, Vallo della Lucania, spostiamo 28 persone, il 3,6 per mille Agropoli e Capaccio sposta 180 persone, vi prego, vi prego con tutto il cuore, Raffaella grazie per quello che stai facendo, veramente grazie, perché bisogna avere il coraggio di ritornare un'altra volta e ripartire e mi auguro che in questa volta la partenza sia giusta, grazie a tutti. Grazie Agostino Grazie Agostino Abbate, ABC Agropoli Bene Comune, Presidente del Consiglio Comunale di Agropoli Massimo Laporta, Agropoli Oltre. Buonasera a tutti, voglio fare un attimino un po' di chiarezza perché all'ingegnere consigliere Abbate credo che abbia qualche confusione. Il decreto ministeriale 70 2015 sono le linee guida che grazie a queste linee il Presidente De Luca è riuscito a recuperare l'ospedale di Agropoli. No, glielo, glielo voglio dire, la tua la tua si arrabbia. Voglio soltanto precisarlo, ma ah, senza eh ombra no. di dubbio. Il consigliere no, no, no. si offende, voglio chiarire perché voglio poi Penso arrivare. era ovvio, e sì. poi arrivare. Era ovvio e i sindaci lo sanno benissimo. Consigliere... Quando parlavo di piano ospedaliero e mi riferivo al DM 70 2015, mi riferivo ai riferimenti. Allora, ministeriali le faccio un altro appunto: Campania, che deve essere utile, deve essere utile ai, nostri, ai nostri sindaci, deve essere utile ai nostri sindaci l'appunto che sto per fare. Il, il piano ospedaliero l'ultimo ha avuto un aggiornamento nel 2018 Agropoli è rientrata già come atto aziendale nel 2017 con eh, il decreto che ha fatto direttamente il direttore generale mentre il grande nostro problema è che l'ospedale di Agropoli è pronto soccorso con 20 posti di medicina, sindaco Alfieri non abbiamo sul piano i 6 posti di rianimazione questa è una cosa che dobbiamo sapere e ci dovete combattere perché è importante che voi state sul pezzo tutti i giorni. Io dico che la politica ha fatto. Oggi è la direzione generale che deve attuare il piano con un atto aziendale che secondo me va riaggiornato. Questo è un mio pensiero, proprio in virtù della Camera iperbarica dei, della, dei sei posti della rianimazione. La cosa che dovete incidere è sulla programmazione, non c'è un atto. Se guardiamo l'albo predatorio dell'Aslo Salerno, che ci dà quello che voi ci dite. Io so che è nella programmazione, però facciamolo ufficializzare, Sindaco Coppola. Lei è nella conferenza dei sindaci, è tra i cinque sindaci che si siede con Mario Iervolino. Stasera qui Mario Iervolino non ci sta ed è importante che glielo deve ricordare tutti i giorni. Agropoli ha bisogno di un pronto soccorso attivo almeno alla pare di quello del 2004, perché se altrimenti le vite non le salviamo, proprio perché non ci sono le condizioni soltanto della rianimazione, come diceva giustamente la dottoressa Lambasona, ci vuole una sinergia di vari servizi che ci portano poi ad avere quel pronto soccorso attivo, che ci auguriamo tutti di avere. Grazie. Grazie Massimo Laporta, Presidente del Consiglio Comunale di Agropoli. Volevo fare una domanda a Franco Alfieri prima di sentire Gisella Botticchio e poi chiudere 888 milioni di euro per la sanità campana nel PNRR ho imparato bene Raffaella mi ha fatto scuola Franco che cosa prevedete insomma per, per Agropoli insomma per tutta la campagna, ci sono delle progettualità prevedete no ma che cosa si prevede magari per la città di Agropoli, se ci sono. Sì, nei progetti, infatti. non so se hanno già cominciato a scrivere i progetti, Franco. Ma io, non sono, io lo farei. Non, cioè, non sono De Luca né l'assessore alla sanità, che è un assessorato che tiene lui, però nel PNRR eh, i fondi ancora sono stanziati eh, diciamo, nei capitoli, è tutta una programmazione da fare però ecco voglio ricordare che noi avevamo 3 milioni stanziati da anni e ancora, e ancora abbiamo un milione da spendere quindi eh, molte volte c'è stata qualche polemica quando eh, riparti di ristrutturazione di edilizio ospedaliere vedeva non eh, prevedere interventi sull'ospedale di Agropoli l'ospedale di Agropoli è nuovo è un ospedale di, di nuova costruzione quindi sui lavori di ristrutturazione e di manutenzione non c'è l'agropoli perché è un ospedale nuovo, però eh, negli ultimi tempi sono stati spesi per le sale operatorie 2 milioni di euro, 2 milioni per, saranno spesi per la Camera dei che sicuramente eh, certo non potremo pretendere investimenti milionari perché non ho proprio idea, ma io credo che quello che sarà necessario per attrezzature e per realizzare quello che la programmazione ha previsto ci sarà data, a maggior ragione che vi è quasi un milione di euro stanziato in Regione Campania. Perdona, ma... Per favore. La programmazione, chi è deputato a farla? Per esempio, per, mh, per quanto riguarda il, il caso nostro, il direttore, il direttore sanitario il direttore, del Pio il di Luca, il eh, no, i del, del San Luca, i direttori generali delle ASL, di concerto con gli uffici tecnici e con i direttori degli ospedali amministrativi. Che devono, giustamente. Eh, eh. È un po' come funziona con, come un comune, ci sono i responsabili di settore. Ma me fare. la fai questa promessa, eh, cercherai di capire che cosa programma. Ma no, non è una vita, promessa, e penso che aggiornare con il territorio il di quello che deve accadere, accade, quello che serve, penso che sia un nostro dovere informare la comunità, non è una questione di piacere, è una questione di dovere. Io invece Gianni scusami e poi facciamo intervenire Gisella, vorrei invece chiedere al sindaco in merito a quello che ha detto eh, Massimo Laporta, il Presidente del Consiglio, Strappare una promessa al nostro sindaco che potrà sedersi al tavolo con Iervolino, visto e considerato insomma, che c'è questa richiesta anche da parte del Presidente insomma, di vedere bene. Allora, abbiamo avuto dei problemi con Iervolino, non è stato bene per un lungo periodo, ha avuto problemi seri, quindi non siamo riusciti ancora, ci siamo messi una sola volta e abbiamo richiesto naturalmente una convocazione. Purtroppo alcuni amministratori si sono dimessi, quindi siamo rimasti praticamente in tre, eh, da cinque siamo rimasti tre amministratori altri due si sono dimessi e quindi Però eh, abbiamo appuntamento con Iervolino nelle, nelle prossime settimane ma ripeto gli incontri non sono stati possibili perché lui ha avuto dei problemi di salute però alla prima occasione certamente vi aggiornerò quindi ci sarà la possibilità magari nei prossimi giorni insomma di contattarlo e eventualmente sì. incontrarlo ok grazie Bene. chiudiamo allora con l'intervento di Gisella Botticchio consigliere comunale non capogruppo però giusto? Buonasera a tutti, buonasera ai sindaci. Ovviamente io ringrazio loro che ci mettono la faccia. Sono venuti. Ovviamente è un fallimento perché un incontro del genere dove parliamo di un ospedale, un ospedale, non è un ospedale, loro è una serata hanno detto ospedale, quello non è un ospedale. È, è una struttura che ogni tanto si taglia un nastro, si fa molte volte di che è arrivato l'arrutino. E si fa un po' di propaganda. Io capisco perché dal 2013, dove io ero consigliere comunale di Brignano ed ero delegata alla comunità mondana, il sindaco di Capaccio, eh, Adamo, si ricorderanno che andai con loro a Salerno, andammo a protestare tutti insieme, di dieci pullman andammo solo cinque. Ancora oggi, dopo otto anni, il fallimento c'è. Ma il fallimento non è solo la sanità, non è solo De Luca, e i suoi adepti, i suoi diciamo delfini, e anche noi come società civile che non riusciamo ancora a tirare la testa fuori dal sacco e parlare. È morto un ragazzo dove sono arrivate tre ambulanze inad inadatte, inadeguate. Dove non, non so quel ragazzo se si poteva salvare, non lo so. Può darsi di no e può darsi di sì. Ci sono due genitori che rimarranno per tutta la vita con un'incertezza che io come politico, io me la voglio pigliare con me, non me la voglio pigliare con me, ho fallito, perché io sono da anni che sono in politica e non sono riuscita a sconvincere un male del genere che è l'omertà, la negligenza, non dire le cose come veramente stanno, mettersi intorno a, ta a un tavolo, dire facciamo questo e la gente sa tutt'altro. Io entrai in Consiglio Comunale il 2018, trovai subito una delibera fatta dal Comune di Agropoli, dove si dava sostegno all'ospedale di Vallo, la cardiologia. E io rimasi un, un po' interdetta: disse, ma come mai diamo, diamo sostegno alla cardiologia di Vallo? Però era una delibera bella, si diceva mai. Io non ho visto un consigliere in Consiglio Comunale, un assessore, fare un intervento su quella delibera, sempre cercare. È un tema mai affrontato, ma io non ci ce... Anzi, mi fa piacere che stasera io ho ascoltato la dottoressa Lambasone. Con, eh, diciamo, ehm, ha parlato gradevolmente, non ho... ha parlato molto del Covid. Noi abbiamo il problema del Covid, eh, dottoressa. Il... Oh, il problema del Covid di come è la struttura Covid, allora lei i suoi interventi sono sempre incentrati sul tema. Ha COVID. parlato in generale, oh, allora, noi parliamo in generale non solo del Covid ma anche di un ospedale. ospedale, quella delibera che ha firmato anche la dottoressa Elvira no, Serra. il No, delibera no, perché i cittadini si confondono. No, è, importante. È, è, un atto, è un atto prodotto. È un atto prodotto dal comune Gisella, dove dava sostegno a Valle e non c'era il Covid, ma non, non è... mi non andiamo, non il COVID no, non te, non, te permetto, non te lo permetto, non te lo permetto, mi dispiace, non te lo permetto. Dobbiamo parlare di progettualità insieme. Qual è Abbiamo la tua proposta per l'ospedale di, di Agropoli? No, non andiamo su delibere che i nostri telespettatori serata, non conoscono. Bene, capito? Allora cioè, dobbiamo seguire auguro... un filo mi auguro che aprite l'ospedale a giorni, a momenti la Wixergere funzionerà. Arriva la Camera iperbarica, eh, si attiverà il pronto soccorso. Il sindaco di Castellabate è bravo, ha detto che pure lui si attiverà. I sindaci che non ci sono hanno delegato al FIE. Tutto bello e tutto buono. Vabbù. Vi ringrazio e buona serata. Grazie a te. Giusto, volevo mh, si è detto sicuramente delle tragedie, però consentitemi di dire che. Nella sanità, nella nostra sanità non è che va proprio tutto, cioè voglio dire, è chiaro che può capitare il caso negativo, ma ci sono decine di infermieri, di medici che fanno il loro lavoro, che salvano le vite, che operano le persone e tornano a star bene. Cioè è chiaro che noi dobbiamo evidentemente combattere se c'è un episodio di male sanità, però una generalizzazione come sembra passare da questa neanche la dobbiamo dare, credo io, perché credo che tutto sommato Travallo, Agropoli. Eh, Rocca d'Aspide, cioè tutti gli ospedali che riguardano il nostro circondario Salerno e quant'altro, non è che non ci sono medici all'altezza, non è che non ci sono reparti che funzionano cioè credo che non dobbiamo dare neanche il messaggio diciamo che non c'è gente, quindi noi no, dobbiamo combattere me lanciato, secondo me correttamente È hai lanciato un assist me, perché purtroppo per, anche Vallo della Lucania pecca sì, in questo periodo lo dire, sì, ma ha eh, di eh, peccato anche in passato eh combattiamo insieme certamente Funzione. per fare in modo che questo non accade ma non possiamo dire che è tutto un disastro, che sono medici che fanno il loro lavoro, lo fanno benissimo che salvano le vite, quindi è chiaro che sono è, momenti negativi ma neanche possiamo dire che tutto, voglio dire no, quindi, ci tengo anche a questo aspetto noi dobbiamo affrontare il problema c'è, lo affronteremo ma non deve passare proprio il messaggio che ma eh, questo si diceva, consigliera Bard, si diceva i eh, casi di mala sanità, eccetera. può capitare il fatto negativo, però non credo, credo che... Dobbiamo impegnarci ad evitare che accadano in futuro questi casi di mala sanità, come dando alla popolazione di Agropoli, di Castellabate, di Capaccio Pestum, ma dell'intero comprensorio del Cilento che afferisce al distretto 70... Un'assistenza sanitaria degna di quello che è il diritto alla salute. Sì, questo vogliamo sindaci, nient'altro. E abbiamo confidato in voi, confidiamo in voi da questa sera in poi, in quello che avete detto. Perché noi il 31 dicembre ci auguriamo che l'emergenza finisca, ma il primo gennaio non importa che festa. Io vengo da voi. Vi vengo a bussare a casa, vi vengo a dare gli auguri. Però insieme mi dovete portare a De Luca. Perché okay, cioè, trovato... dovete portare la De hai visto in ferie? Ci cioè, hai no. visto mai un giorno di ferie? <ride> non ho detto di questo. E allora siamo sicuramente, però sare... per ci dirvi, saremo. Però per dirvi che questa sera ci impegniamo davvero tutti insieme al fianco dei cittadini che davvero sono stanchi. Vogliono ancora credere nelle istituzioni i cittadini. Dategli la possibilità di credere ancora nelle istituzioni, perché le istituzioni sono coloro che sono al fianco, che combattono con i cittadini. Oggi noi non stiamo chiedendo la luna, stiamo chiedendo un diritto, questo stiamo chiedendo. Tutti siamo genitori, tutti siamo madri, padri, sorelle, nonni, tutti. Tutti abbiamo bisogno indistintamente della sanità. E quindi, per questo. E per quello che è successo in passato e ci auguriamo non succederà più, impegniamoci a Sposiamo dare a questa struttura parole, la degna... Sposiamo eh. queste parole e ci vediamo appena terminata la, la pandemia. Molto bene. Allora, chiudiamo qui questa puntata sulla sanità soltanto la prima puntata perché la prossima sarà dedicata anche agli altri gruppi politici che oggi non sono in Consiglio Comunale di Agropoli, quindi l'invito è sempre rivolto a loro che stasera saluto perché sono venuti ad ascoltarci proprio per continuare questo eh, discorso, questo ragionamento sull'ospedale di Agropoli, quale futuro. Grazie al nostro primo cittadino Adamo Coppola, al cittadino primo Capaccio Pestum, Franco Alfieri, Marco Rizzo, neo eletto sindaco di Castellabate, alla dottoressa Rosa Lampasona, assessora alla sanità del comune di Acropoli, perdonami Rosa se sono apparso forse eh, un po' polemico, non lo so, mi dispiace, eh, chiedo scusa anche ai nostri telespettatori e al pubblico che è qui nella sala, Giovanni Paolo II, da ringraziare Don Bruno Lancuba eh, per la concessione della sala, Andre Giaccio e Gerry Giaccio in regia, e Raffaella Giaccio. Grazie a Gianni Petrizzo, grazie ancora per la vostra attenzione. Non abbasseremo la guardia, assolutamente no, questo è solo l'inizio. E i nostri sindaci questa sera ci hanno eh, fatto delle promesse, ecco delle promesse, diciamolo: si sono assunti degli impegni, anzi, forse è meglio dire così. Si sono assunti degli impegni, quindi. Per tali impegni noi andremo a bussare, io personalmente andrò a bussare a casa loro, mi porterò personalmente a casa loro e mi farò portavoce delle vostre istanze, insomma delle vostre richieste, non, non abbasseremo la guardia, quindi grazie ancora. Grazie e buona serata.